Buongiorno cari concittadini, questo breve video per illustrarvi i contenuti del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 di ottobre, quello di cui avete sentito parlare da due giorni e che ha una validità di un mese, di 30 giorni. Motivo di questa emanazione è sicuramente l'impennata del numero dei contagi che interessa tutta l'Italia, forse la nostra regione in questo caso, in questo momento, è quella che ha avuto una minor impennata, non una mancanza di impennata di contagi. Il nuovo decreto tratta alcuni punti che sono fondamentali. Obbligo della mascherina, sì, obbligo della mascherina nei luoghi chiusi, sul luogo di lavoro e nei luoghi all'aperto, quando non sia possibile garantire continuativamente la distanza di un metro, a meno che non si, diciamo, ci si trovi in un posto isolato e sia in compagnia di un convivente, per cui la mascherina può essere anche, ma il luogo deve essere isolato. Il contenuto di questa, diciamo così, disposizione inerente alle mascherine è quello che noi nel Comune di Montecchio abbiamo adottato in maggio, quindi è presente sul nostro territorio già dal mese di maggio. Sono esclusi i bambini sotto i 6 anni, le persone che non possono per motivi di salute, diciamo, mantenere la mascherina, eventualmente anche gli sportivi che durante l'attività sportiva, soprattutto attività sportiva singola, corse ad esempio, possono togliersi la mascherina, ma diciamo che per lo sport durante l'attività sportiva può essere esclusa la mascherina. Altro elemento molto importante, vengono ribadite la chiusura dell'attività sportiva, cioè tutte le gare, diciamo meglio, e le competizioni inerenti alle attività connesse a sport di contatto che hanno solo carattere amatoriale. Sono consentiti quelle di quelle società che sono iscritte al CONI, sono riconosciute dal CONI o sono riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico. Per i professionisti, l'avete già sentito, le gare sono ammesse, il pubblico all'aperto o al chiuso è consentito solo in misura massima di 1000 spettatori all'aperto, tipo negli stadi, e di 200 spettatori nelle strutture chiuse. Quindi, e comunque il limite, anche qualora fossero strutture estremamente capienti, deve essere al di sotto di queste cifre o nelle strutture più piccole non superare il 15% della capienza. Una cosa molto importante, gli spettacoli. Allora, gli spettacoli all'aperto o al chiuso hanno teatri e cinema, hanno la stessa limitazione dello sport, quindi gli spettatori possono essere 200 in un ambiente chiuso, 1000 in un ambiente aperto. Le feste. Allora, le feste sono vietate sia in luoghi chiusi che all'aperto. Nelle abitazioni private, diciamo che è fortemente raccomandato non trovarsi tra persone non conviventi in un numero superiore alle 6 persone. È chiaro che i conviventi, coloro che convivono nella stessa famiglia, il numero non c'è la limitazione, ma per i non conviventi è meglio non superare. Non è che sia vietato, perché è fortemente raccomandato come norma, diciamo, prudenziale. Le fiere e i congressi già organizzati sono consentiti purché vengano rispettate tutta una serie di disposizioni che peraltro possono anche, diciamo, variare in base a protocolli che eventualmente gli enti locali possono assumere. Le manifestazioni pubbliche sono consentite in questo mese solo in forma statica, vale a dire con le persone che assistono ferme, ognuno che occupa il proprio posto. Gite scolastiche, gite di studio, scambi culturali sono vietati, sono stoppati per questo mese. Veniamo a un punto che purtroppo colpisce anche un settore ovviamente delle attività remunerative, produttive del nostro territorio, bar e ristoranti. Avete già sentito, i locali di ristorazione, comunque tutti i locali che, diciamo, erogano un servizio di ristorazione come bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, devono chiudere a mezzanotte, alle ore 24, qualora abbiano un servizio al tavolo.
in mancanza di servizio al tavolo devono, l'attività si ferma alle ore 21, alle 9 di sera. Anche coloro che consumano in piedi davanti a questi ristoranti, al di fuori di queste strutture che non hanno servizio al tavolo, alle 9 deve cessare questo tipo di erogazione di servizio. È una limitazione che tende a far ridurre quelle che erano le movide, soprattutto degli aperitivi, diciamo, delle prime ore serali, e che sono state, non nella nostra zona, ma in altre zone, hanno avuto problemi veramente di governabilità. È sempre consentito ovviamente la consegna a domicilio del cibo, quindi i ristoranti possono fare consegna a domicilio con le stesse norme che erano entrate in vigore durante il lockdown. Vi ringrazio dell'attenzione, vi terrò informati qualora ci fossero delle modifiche. Ricordate, questo decreto ha una durata di 30 giorni, non so se verrà reiterato, non sappiamo, dovremo vedere come va la curva dei contagi. Buongiorno.